20 anni di Ostia, professione youtuber, Anthony Di Francesco sta conquistando il web con il video musicale Like Dislike. Dunque, oggi parleremo delle differenze tra like e dislike. Se vi dico like, cosa vi viene in mente? Barbara D'Urso che cade a pomeriggio 5. Non proprio, ci siamo vicini. E se vi dicessi dislike? Di Francesco. Ma chi, l'allenatore della Roma? No, Anthony. Chi è stato? Chi l'ha detto? Non parla nessuno, eh? Bene, vorrà dire che metterò un bel dislike a tutta la classe. Un video social, like, dislike. Sì, esatto, proprio social a 360 gradi, in tutti i sensi. E com'è nato? Allora, è nato tutto dall'idea del mio produttore discografico Pierpaolo Palumbo. Era una sera, stavamo appunto mangiando una pizza, io, lui, mio padre e la mia ragazza, quando ad un certo punto si parlava di questi like, di questi dislike, e lui ha tirato fuori l'idea di voler tirarci su un brano, per cui una canzone. Lì per lì non ero molto convinto, perché comunque quello che avevo in mente io era tutt'altro, cioè volevo fare un genere musicale del tutto diverso. Però poi col passare del tempo mi sono sempre di più appassionato e affezionato a questo progetto, e quindi ho detto beh, è una bomba, ci sta. Ho fatto il primo ascolto, abbiamo buttato giù il testo io e mia sorella Alessia, e col passare del tempo, come ho detto, siamo diventati una grande famiglia a capo di questo progetto. Like, dislike. Ti chiamo e non rispondi, rispondo dislike. Mi chiami e non rispondo, rispondo like. Esci dal collegio e prendi like. Cecilia nell'armadio, fai dislike. Metti il rec e ti confessi, emergenza like. Una famiglia che ti ascolta, tu non ce l'hai. Terremoto, scuole chiuse, magnitudo di like. Ti compri like, dislike. Video uscito da pochissimo, ma che ha già quasi 700.000 visualizzazioni. Sì, speriamo di salire sempre di più, sì, ogni giorno. Comunque per il momento si sta tenendo sulle 50-100.000 visualizzazioni giornaliere. Speriamo di superare il milione al più presto, siamo quasi a 800.000 e niente, questo. Senti, il video com'è realizzato? Si vede una specie di scuola, però c'è un po' di tutto, c'è un momento di ginnastica artistica. Allora, è un po' di tutto, sì. Ha detto bene, un miscuglio di cose, e sostanzialmente è una scuola, quella che avete visto nel video è una scuola, una struttura che ospita appunto dei ragazzi che hanno dei disagi comunque in famiglia, per cui cose abbastanza importanti, dove ai quali io avevo fatto una sorpresa nel periodo dell'Epifania, li ero andati a trovare, avevo portato i regali, le calze della Befana e cose di questo genere, e gli avevo promesso appunto che avrebbero partecipato al mio prossimo videoclip. E quindi quei bambini che avete visto nel video sono tutti quanti miei amichetti, diciamo, che appunto mi hanno aiutato alla realizzazione di questo progetto, e erano davvero molto fomentati all'idea, ecco. Like, dislike. Senti, è un brano molto ritmato, potrebbe essere un tormentone estivo. Beh, speriamo, no, ad essere ritmato è ritmato, poi a rimanerti in testa ti rimane in testa, sì, continuamente, quel la. No, è forte, a me piace veramente tanto, e Roberto Russo è il compositore del brano, e insieme a Pierpaolo Palumbo. C'è anche un altro pezzettino di famiglia nel video, vero? Oltre ad Alessia. Sì, c'è sta anche mio padre che appunto mi ha aiutato nella realizzazione di tutto questo progetto. Infatti gli mando un grosso bacione, perché è stato davvero un grande, cioè è stato, diciamo, non solo dal punto di vista creativo, ma anche da altri punti di vista, quindi organizzativi, ha parlato con le persone, diciamo l'organizzazione. Quanto ci avete messo a realizzarlo? Perché è complessissimo. Tipo 4 mesi, una cosa del genere. Cioè, ci abbiamo messo la prima volta che l'hai visto? Sono rimasto proprio, mamma mia, cioè, mi piace un sacco, è una figata, cioè, infatti ero carichissimo, anche adesso sono carico, però si sa, prima che pubblichi una cosa sei ancora più carico. Se sono in sovrappeso mi fai mangiare dislike, mi sono tolto la vita per farmi mettere like. Il pagliaccio della classe fa 200.000 like, pagliaccio, ti metti like da solo, dislike. Non ci si taglia per le visual. Provi solo su Insta. Dal vivo lento.
è il tuo secondo video, però ti vedo particolarmente esaltato. Sì, sì, perché comunque non è il mio campo, non è il mio genere fare musica, quindi ogni volta che appunto lo faccio è sempre una cosa nuova per me. Al di là del divertimento, del motivetto orecchiabile, c'è un insegnamento però. Vuol dire tanto, cioè da che punto di vista? Ecco, diciamo come insegnamento, come messaggio che vuole lanciare. Ah, vabbè, sì, ovviamente questa società, no, che ormai si basa sui like e dislike, anche il nostro stato d'animo, il nostro umore dipende dai feedback appunto che ci lasciano le persone sul web, quindi racchiude un po' tutto. Allora senti, io provo a giocare con te, ma mare? Beh, mare like. Montagna? Dislike, like. Troppo noiosa. Estate? Like. Inverno? Dislike. Lettura? Lettura like. Like. Musica? Like. Like. Senti, l'ultima ci devi dire. Canale 10? Like, doppio like.